Immagini che vi giungono da Corciano a 12 km da Perugia, una località di origine medievale che conserva in buona parte le proprie caratteristiche. Quello che vedete è il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta che domina praticamente la piazza principale che sta per essere raggiunto dai corridoi che partecipano quest'oggi al trofeo Città di Corciano. Primo Memorial Sestiglio Pioppi, una corsa importante per tutto il movimento ciclistico umbro. Sicuramente una delle più belle categorie, molto, dove sono atleti molto combattivi, è un grande spettacolo assicurato, ma per questo miracolo dobbiamo ringraziare Sauro Pioppi e Franco Belia che si sono impegnati tantissimo per far sì che questa manifestazione si potesse realizzare, per far sì che comunque si potessero superare tutte le difficoltà che possono esserci ad organizzare una manifestazione di questo tipo in strade e percorsi molto trafficati. Quindi veramente un grande lavoro, un grande impegno e anche economico in un momento di grande difficoltà come questo per organizzare una grandissima manifestazione. Quindi grazie da parte del Comitato regionale, grazie al mondo ciclistico regionale. Una vera e propria meraviglia anche per atleti che giungono qui in Umbria da altre regioni. Andiamo ad ascoltarne due. Assolutamente, è un bellissimo paese, è davvero molto accogliente. Quest'anno ho già vinto una cronoscalata qui vicino Spello e spero di oggi di ripetermi. Oggi è un derby per noi, è una gara molto sentita in squadra, anche perché proprio appositamente la organizziamo noi e quindi abbiamo un obiettivo molto preciso e cercheremo di vincere. È un percorso abbastanza duro, la salita sembra abbastanza pedalabile, però da farla 7 volte nel finale si sentirà e ci saranno secondo me molti ragazzi che alzeranno bandiera bianca prima. È un bel evento e devo fare ancora i complimenti a tutti, a Franco Belia, a Riccardo, a tutti che hanno organizzato un bellissimo evento e vedremo. Dopo le parole di Carlo Roscini, presidente regionale che in questo momento dà il via in compagnia dell'assessore allo sport Luca Terradura, dicevamo, avete sentito le voci di due atleti. Il primo abruzzese di Alba Adriatica, Rocco Fuggiano, ha già ottenuto quest'anno 3 vittorie, una delle quali proprio qui in regione Umbria, a Spello, come lui stesso ha dichiarato. Il secondo è un corridore con chiaro accento siciliano e ha parlato di appartenere a quella società che oggi organizza. Infatti gareggia per il gruppo sportivo Forno Pioppi che è abbinato alla Forte Braccio, una squadra praticamente siciliana, una doppia filiazione che permette a questi corridori naturalmente di gareggiare anche in gare di particolare importanza. Quella di cui stiamo parlando si tratta della seconda edizione Trofeo Città di Corciano, ma questo non vuol dire che la prima edizione sul voto dell'anno scorso, anzi udite udite, ben 17 anni or sono. Ed è grazie naturalmente alla disponibilità della società Forno Pioppi con il direttore generale Franco Belia e il presidente Sauro Pioppi che d'accordo con il comune è stata riorganizzata questa importante gara. 146 corridori che hanno firmato il foglio di partenza in rappresentanza di società provenienti da Marche, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e naturalmente le migliori squadre dell'Umbria. Il centro dell'Italia, la regione più verde e subito in questa fase iniziale già si mettono in luce corridori che vengono appunto da questa regione, che appartengono alla società dell'Umbria. Una doverosa inquadratura per il direttore di corsa Amantini e poi via sul percorso, un tracciato particolarmente duro, potremmo dire, 7 giri un pochettino
diversificati tra loro, ma comunque sempre con la salita di Corciano Le Croci a farla da padrone. E in questa prima fase ecco due atleti che hanno preso il largo. Sono Samuele Sabatini della Spendolini Gemmi, lo vedete in questo momento guidare la coppia, e in seconda posizione Dario Verdolini del pedale Sant'Igidiese. Ma naturalmente siamo alle prime battute e ovviamente il gruppo folto delle 146 unità non è che sta lì molto a guardare. Intanto inquadrato avete visto Leonardo Metalli della Sidermec, una squadra romagnola. Ed è a questo punto Samuele Sabatini che decide di andarsene via da solo, mentre l'ex compagno di fuga Dario Verdolini viene raggiunto dal 15 Alessandro Tuzzolini della Ternana e Sucri Gatti con il numero 83 del team Elite di Cesenatico. Transita da solo il numero 50 Samuele Sabatini nel traguardo volante proprio di fronte agli stabilimenti del forno Pioppi, un'azienda leader nel settore che distribuisce ovviamente tutti i prodotti del pane e derivati in Umbria e non solo, e qui vedete appunto uno scorcio dell'azienda, così come potete vedere uno scorcio tra poco della Pieve del Vescovo, una località molto interessante a livello turistico. Ma le immagini ci mostrano già la salita che porta verso Corciano Le Croci, di fatto una salita molto ripida che poi rappresenterà anche la fine il finale di corsa. Per il momento, una volta giunti su al Gran Premio della Montagna, girano a sinistra gli atleti mentre sono osservati di fatto da tanti tanti sportivi che hanno raggiunto questa località per poter osservare quanto succede in gara. Nell'ultimo giro, anziché andare via alla nostra destra, girano alla nostra sinistra guardando lo schermo, e poi a quel punto mancherà poco più di un chilometro per raggiungere in centro, nel centro storico di Corciano. Una salita questa comunque da percorrere per ben 7 volte, ci sarà inevitabilmente la selezione. In cima erano passati in testa due corridori toscani, ma in discesa ecco il tentativo, la solo, di Matteo Scottini della Junior Matelica, una società della provincia di Macerata. Una corsa questo che ha visto al via veramente tanti atleti del Centro Italia, ma ci sono anche rappresentanti del Veneto e, come abbiamo già detto, della Toscana. Molto impegnati in questa fase, li avete già visti proprio nelle prime due posizioni, gli uomini della squadra di casa della Forno Pioppi, anche perché vogliono veramente ben figurare davanti ai loro dirigenti. Una squadra divisa in due, abbiamo detto, quella umbra e quella siciliana, che sono guidate rispettivamente da Gianluca Brugnami e da Giuseppe Bellino. E prosegue intanto la marcia solitaria di Matteo Scottini, che è passato attraverso le località di Ellera e sullo sfondo abbiamo visto la località di Solomeo. Continua, dicevamo, nella propria azione, ma alle sue spalle c'è inevitabilmente una reazione. Non possono gli atleti lasciare andare un corridore così da solo, soprattutto per il prestigio che ha questa corsa, una corsa storica ripescata dopo 17 anni con la partecipazione di molti tra i più importanti corridori del nostro paese, e chiaramente tutti ci tengono a ben figurare, e primi fra questi, e non poteva che essere così, i ragazzi della Forno Pioppi, li abbiamo visti proprio lì davanti a tirare. Ma attenzione, perché nel frattempo dal gruppo
è uscito un corridore che ha raggiunto Matteo Scottini. Stiamo parlando del corridore, avete potuto vederlo, con il numero 126 della pedale Sant'Egidiese. Ma il compito dell'inseguimento a questo punto è lasciato tutto agli uomini di casa. Vedete in testa Paolo Baccio, poi Pietro Bellomo, Luca Giovagnoni con il numero 4, con il numero 11 Giovanni Proietto. Questi gli atleti maglia biancorossa, atleti di casa, atleti che vogliono far felice il proprio presidente onorario Carlo Brugnami, che è stato anche un ottimo corridore professionista. Ma vedete che a questo punto, proprio in prossimità di un traguardo volante, quello di Castelvieto, la fuga sta per essere annullata. I due corridori, Ardit Islami e Matteo Scottini, tra poco saranno raggiunti. Quindi tutto da rifare per quanto riguarda la gara in oggetto. Ricordiamolo, primo Memorial Pioppi Sestiglio. Ma con le immagini siamo già in pratica nella parte finale della corsa. Siamo al penultimo passaggio sulla salita, dove a prendere il largo è stato Daniele Rondinone, un atleta che gareggia per una squadra abruzzese e più esattamente la Gulp Garofano Mobili di Alba Adriatica. Ma proprio in cima al penultimo Gran Premio della Montagna ecco che il corridore viene riassorbito dal gruppo. Quindi a 16 km dalla conclusione tutto da rifare. E a questo punto ecco vedere nelle prime file, anzi in testa ad aumentare l'andatura con il numero 68, Rocco Fuggiano, atleta che abbiamo intervistato all'inizio della corsa, atleta che è di Alba Adriatica, atleta che è venuto qui per conquistare la quarta vittoria stagionale. Ma attenzione, perché ci sono due corridori della stessa società, della Unione Ciclistica Patignano, Alberto Stinchelli e Daniel Marcellusi, quest'ultimo campione italiano degli allievi due anni or sono, quindi un tentativo particolarmente pericoloso che il resto del gruppo comunque non permette di andare in porto. Nel frattempo abbastanza corridori si sono fermati, ritirati e si è formato in testa un gruppo abbastanza nutrito comunque di una sessantina di unità. Ed ecco un altro tandem a partire, due corridori con la stessa maglia, si tratta dei portacolori del team Union Trade Cipriani, una squadra toscana, quelli con la maglia nera sono Iannelli, Giovanni Iannelli e Alessandro Brunetti. Incollato alla loro ruota si è portato il numero 3, Luigi Milici del Forno Pioppi. Quindi un gioco di squadra che, come vedete, ha creato il vuoto alle loro spalle. Ovviamente la nostra è una sintesi, ma dobbiamo ricordare che la salita che porta a Corciano le Croci verrà con quest'ultima volta, che tra poco andremo ad osservare, percorsa per ben 7 volte. Quindi una selezione naturale che sicuramente ha scrollato dal gruppo tanti atleti. Inquadrato con il numero 1 è uno dei favoriti, Paolo Baccio, corridore siciliano che gareggia appunto per questa squadra che ha di fatto il suo punto d'incontro o sede generale proprio qui a Corciano. Attenzione, perché nel frattempo, dopo un momento in cui si sono ricongiunti i corridori, due atleti hanno guadagnato qualche metro. Sono Raffaele Radice e Alessandro Brunetti, ma vedete che vengono subito ripresi. A chiudere il buco è stato proprio Paolo Baccio, intenzionato oggi a fare una grande corsa. Ma attenzione, perché siamo sull'ultima salita in programma. Là in fondo la città di Corciano, la cittadina di Corciano medioevale, meta del traguardo, ed ecco che siamo più o meno a 3,5 km dalla conclusione ed è scattato il numero 115, Bruno capo di casa della Fonte Collina Team. Guadagna qualche metro, ma ovviamente
non può essere lasciata andare così, tant'è vero che si riporta su di lui Rocco Fuggiano della Gulp Garofalo Mobili di Alba Adriatica. Avete visto in che modo è risalito in testa alla corsa, ma attenzione perché qui è veramente un duello tra i favoriti di oggi. Entrambi hanno collezionato tre vittorie a testa e vedete che c'è appunto il Paolo Braccio che ha forzato, è andato addirittura in apnea, potremmo dire in questo momento ha perso l'attimo, perché molto intelligentemente Rocco Fuggiano ne ha proprio approfittato di quello scatto violento di Paolo Braccio e nel momento che lo ha visto in difficoltà è partito in contropiede. L'unico a questo punto che riesce a dargli manforte è il numero 71, Lorenzo Vallarino, corridore della Toscana, corridore che gareggia per il team Uniottrade Cipriani e che, come vedete, raggiunge subito a questo punto Rocco Fuggiano. Ormai mancano veramente pochissimi chilometri alla conclusione, mancano meno di 2 chilometri, anzi 1 chilometro e 200 metri, tra poco andremo a vedere il cartello che segnala l'ultimo chilometro. Eccolo, e ancora una volta riprova l'azione l'abruzzese Rocco Fuggiano e alle sue spalle purtroppo stanno a guardare. I due battistrada sono a questo punto sull'ultimo gran premio della montagna della giornata e a conquistarlo, lo avete visto tutti, è Rocco Fuggiano. Una coppia quindi a giocarsi questa importante manifestazione che vuole ritornare tra le classiche del ciclismo umbro. Questa sarebbe una grande gioia per il presidente Carlo Roscini del Comitato Regionale Umbro e naturalmente grande gioia anche per gli sportivi locali che vedono a questo punto il grande ciclismo ritornare a Corciano. Diventa una corsa tattica a questo punto, vedete Rocco Fuggiano in testa ma sta curando alle proprie spalle, la gara dei due ha avuto un rallentamento e ciò ha favorito naturalmente chi sta alle loro spalle. Siamo ai meno 400 metri ma attenzione perché alle loro spalle stanno rinvenendo veramente forte gli altri atleti, quelli che hanno deciso praticamente di aspettare magari gli ultimi momenti di gara ed è scattato nuovamente a questo punto Rocco Fuggiano che va a vincere in questo modo con grande prepotenza potremmo dire questa gara. In seconda posizione Lorenzo Vallarino, poi Alberto Stinchelli, Francesco Zandri, Francesco Baldi, Francesco De Felice, Raffaele Radice, Francesco Labrozzi, Michael Galluzzi e Gabriele Lancia. Una grande vittoria. Sì, una bella vittoria perché sono ritornato dopo 2 mesi difficili, 2 mesi bui e penso di dimostrare che comunque dopo ogni caduta ci si rialza. È stata una corsa che comunque all'inizio sembrava molto regolare, dopo i primi 3 giri è cominciata ad essere la vera corsa, a diventare una vera gara e abbiamo cominciato a provare qualche fuga già da lontano. Una dedica speciale? Sì, la voglio dedicare a Marcello D'Ambrosio che mi dà sempre una mano. E siamo così giunti di nuovo nella piazza principale dove il sindaco Cristian Betti con il presidente regionale Carlo Roscini e con l'assessore dello sport Luca Terradura consegnano con le mani della vedova di Cecilio Pioppi il trofeo alla società vincitrice, la Gulp Garofalo Mobili di Alba Adriatica. Con questo è veramente tutto da Corciano in Umbria.